Siamo in sala stampa con Coach Zambelli alla vigilia dei playoff di questa stagione lunga, complicata, ma adesso entriamo comunque nella fase più bella, quella appunto dei playoff contro Ferrara. Come arriva la BCC a questa gara? Ci arriva con orgoglio e soddisfazione appunto per la partecipazione ai playoff dopo un'annata travagliata per tutti. Ci arriva anche con una discreta dose di fiducia dopo l'ultima vittoria, comunque una bella partecipazione alla seconda fase. Siamo consapevoli che dovremo esprimerci molto vicini al nostro massimo potenziale per poter essere competitivi nella serie, data l'assenza di Borra, ma abbiamo dimostrato 10 giorni fa di potercela fare, poter ambire a vedere le partite combattute. E c'è un po' di amarezza perché il fattore campo che abbiamo guadagnato non ci darà la presenza sugli spalti dei nostri tifosi. Speriamo comunque di renderli felici con delle prestazioni di buon livello. È sì, vero che abbiamo già affrontato Ferrara, ma andando nel dettaglio, in realtà affronteremo una terza squadra diversa in queste tre gare, perché la prima mancava un giocatore importante come Parker, nella seconda invece erano al completo. Domenica avranno un giocatore nuovo. Cosa cambia? Cambia molto sicuramente di gara in gara, date le assenze loro, dato il fatto che quando siamo andati noi a Ferrara Lupusor era convalescente, quando abbiamo giocato a Treviglio Borra era assente, e quindi ogni gara è diversa. È chiaro che ci sono strutture e sistemi abbastanza collaudati per il lavoro fatto nei mesi precedenti a questa serie, quindi certe caratteristiche collettive non dipendono dai singoli. È chiaro che poi la singola, le interpretazioni specifiche andranno fatte anche sul campo per capire soprattutto come si inserirà Bertone nel sistema di Leca. Dovremo essere bravi a leggere la partita, a capire quale soluzioni trovare per contrapporci nella maniera migliore. Coach, grazie e in bocca al lupo per questi Arrivederci, playoff. lupo.